Ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, Señoras y Señores, Signore e Signori, sta per iniziare Va ora in onda una nuova puntata della nostra consueta trasmissione in diretta web, online, live, di lunedì sera, qui su Saius Web Network, in Saius Web Radio e Saius Web TV, a cura di e con il sottoscritto che vi sta parlando, Gianluca, quando ci sono, il mitico e preziosissimo Luca, e l'inimitabile, grande e grosso, Saius, in provvisoriamente, i due compari, più uno, più M, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più. Tre, sì, perché per l'appunto giunta alla sua terza edizione, la terza stagione, il terzo anno che va in onda in diretta qui su Saius Web Network, il lunedì sera, e appunto come ogni lunedì sera quasi, in onda dalle ore 22 circa, ovvero dalle 10 pm, le 10 di sera, sempre rigorosamente orari italiani, dell'asse Berlin-Frankfurt-Roma, CET, Set, Central European Time, e per un'oretta e mezza circa, almeno cioè fino alle 23.30 più o meno, vi terremo compagnia con i nostri ospiti. E quindi se volete intervenire in diretta oppure anche contattarci semplicemente, potrete farlo attraverso le nostre pagine qui nel web, anche scrivendoci nel nostro sito direttamente in www.saiuswebnetwork.it, pure adesso durante la trasmissione, tramite la chat che trovate aprendo il nostro sito, in cui peraltro potrete fare delle domande direttamente agli ospiti in questione, o anche tramite le nostre caselle di posta elettronica, info@saius.com, gianluca@saius.com e luca@saius.com, nonché poi ci potrete sempre seguire anche in Facebook, nella nostra pagina in Facebook con il nome Saius Web Network, e poi ancora in Twitter con il nome @Saius, quindi @Saius, tutto attaccato minuscolo, ed infine su YouTube troverete le cose che il mitico Saius carica per tutti noi in YouTube con il nome Saius Radio, tutto attaccato minuscolo. E poi vi ricordo la nostra pagina, il blog, in www.saiuswebnetwork.net, perché Saius Web Network è Saius Web Radio e Saius Web TV. Vi vorremmo inoltre ricordare, come sempre per correttezza, onestà e trasparenza, nonché pure per una maggiore completezza di informazioni, che il brano che ascoltate in sottofondo, qui nella sigla iniziale d'apertura della nostra consueta trasmissione in diretta web dei lunedì sera su Saius Web Network, provvisoriamente i due compari più uno, due, si intitola Bluesin, tratto dall'album First Studio Session degli Still Nameless, questo gruppo italiano proveniente dalla Sicilia e più precisamente da Alcamo in provincia di Trapani, e che comunque potrete sempre trovare come tantissimi altri strepitosi artisti che noi di Saius Web Network scoviamo in giro per la rete e mandiamo liberamente in onda anche sotto licenza Creative Commons, sempre nel solito sito di Jamendo in www.jamendo.com. Ed ora, signore e signori, che la diretta abbia inizio! Si parte, via! E buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di SaiusWebNetwork.it. E torniamo, caro Saius, sempre e te, da soli, soli soletti, questa sera, per la terza puntata della terza stagione di Provvisoriamente due compari più uno. Anche questa sera vi terremo compagnia fino alle ore 23.30 circa, anche se ho paura, caro Saius, che magari toglieremo le tende un pochino prima, anche perché non abbiamo ospiti, come dicevamo
E come forse avete visto nell'evento pubblicato su Facebook, siamo sempre in fase di rodaggio, stiamo sempre stilando il calendario, detto così sono anche molto meglio. Però questa sera, come abbiamo fatto nelle puntate precedenti, andremo a parlare di un artista o di una band, a seconda, e in questo caso di un artista, una ragazza, che proviene dall'altra parte del globo, dagli States, e questa sera impareremo, e anzi anche imparerò a conoscere insieme a voi, proprio passando i loro brani, i suoi brani, e sentendo un pochino e capendo qual è anche la sua storia, scoprendola. Non anticipo nient'altro, caro Saiuz, io ovviamente do un benvenuto, un bentrovati a tutti gli ascoltatori di saiuzwebnetwork.it. Un salutone a Gianluca, che come vi accorgerete in questa serata non sarà presente con noi, ma già ve l'avevamo preannunciato, tornerà a casa quanto prima, quindi carissimi saremo solo io e il grande Saiuz. Prego Saiuz. E allora torna all'ovile Gianluca, vieni di nuovo con noi. Dai! Buonasera. Buonasera, okay, qui è il vostro Saiuz che vi chiacchiera dai microfoni di Lavatrice Blu. Chiacchieraci. Buonasera a tutti quanti. Allora, cari amici, avete visto il nostro sito www.saiuzwebnetwork.it? Avete visto il player nuovo? Avete visto, toccato con mano, la sperimentazione della web TV con palinsesto? Cioè, questa è una chicca eccezionale. Siete pregati sempre di andarla a vedere, andate sul nostro sito, non mancate di farlo. Anzi, Luca, siete poi pregati dopo di spostare l'auto in terza fila. Ebbene, bene cari amici, ci sono delle novità di questa sera. Sì, non avendo ospiti, abbiamo trovato un artista che poi Luca ci delizierà nel spiegarci chi è, cosa fa, cosa non fa. Cos'è anche? Perché dovete sapere che gli ho sbagliato anche il nome prima. Vabbè, lasciamo stare. Stendiamo un velo pietoso su questo fatto. No, io invece interverrò nell'inframmezzo, se si può dire inframmezzo, interverrò con qualche notizia dal mondo reale, dal mondo della politica, dal mondo del sociale. Perché ho qualcosa da dire che c'ho sullo stomaco, mi sta proprio qua qualche cosa, vedete, qua, ma sta qua sulla bocca dello stomaco. Vabbè, si è scoperto un'altra cosa del nostro Presidente della Repubblica. Comunque vi dirò tutto dopo, tutto quanto dopo. Ma anche no, guarda. No, perché no? Io porto rispetto alla figura del Presidente della Repubblica, perché è un dovere portare rispetto, però penso che sia anche un dovere di un Presidente della Repubblica essere un serio Presidente della Repubblica. Lasciando stare, non stendiamo un velo pietoso nel momento, in questo momento, nel frattempo, perché è giunto il momento no, di passare la parola a Luca, perché ci dirà l'artista e il primo brano che mandiamo in onda. Anzi no, il primo brano non te l'ho detto, Luca, perché voglio farmi 4 risate. Stiamo a scherzare, il primo brano della serata non esiste proprio, caro Luca. Dobbiamo fare qualche cosa e non sbagliare il nome come l'ho fatto io, Allora, cari amici, vicini e lontani, siamo qui pronti per voi nella chat. Io non vedo la chat in questo momento, purtroppo sono senza chat. Non c'ho la chat. Luca, apri la chat. Infatti, hai fatto la chat? Se l'hai fatta tutta? Perfetto, Saiuz. E allora, di chi parleremo questa sera? Questa sera questa artista che proviene dai States, ovviamente anche noi ci vi deliziamo con States. Questi artisti. Esattamente. E nata e cresciuta nel capoluogo della contea di Allegheny, che tu non sai cosa sia ovviamente, ma è nel zona di Pennsylvania, adesso forse ti non è il paese dove gli fanno male i calli a tutti i cittadini. Non ho capito, ma no, qui sull'area orientale degli Stati Uniti, a Pittsburgh, in Pennsylvania. Lei proviene da qui, quindi dagli States. E questa, che ormai sta diventando una celebre artista, adesso vi diremo perché, è Kelly Mays. Kelly Mays, perché? Ah no, Kelly Manzini, come ti ho detto. Non ho capito. Come avevo detto io prima, Kelly? Tu mi hai detto Kelly Manzi, è una cosa del genere.
sinceramente non lo so come ti sia uscita. Ma mi escono così proprio al bacio i nomi. Vai. Al bacio. Diciamo, questa ragazza nativa di Pittsburgh, come l'abbiamo conosciuta, ovviamente come la stragrande maggioranza di artisti che portiamo qui da noi, sono anche lei proveniente da Giamendo, ma questa volta non è una di quelle chicche che trova Sayuz. Questa volta la potete, la potete trovare su giamendo.com direttamente sulla, come copertina del sito, perché appunto le hanno dedicato per l'uscita del suo quinto album, quindi insomma quinto album fresco fresco, eh, esatto, appena uscito la settimana scorsa, le hanno dedicato appunto una copertina proprio per tutti i download e gli ascolti che ha fatto con gli album precedenti. Non svegliamo nient'altro, quindi non svegliamo perché inframmezziamo. Partiamo subito col primo brano, Luca, se ci dici il titolo del primo brano, il titolo del primo brano. No, stavo pensando che non riesco a dire una parola che tu subito dicevo Calimese ciappalo qua, ecco appunto, dicevo impariamo appunto a scoprirla non solo per quella che è la sua biografia, perché l'abbiamo appena accennata, ma soprattutto per quello che è la sua arte, ovvero la musica. E quindi Calimese con, e ricordiamo, tutti i brani nuovissimi freschi di una settimana, guarda qua sul peso di giornata sono, guarda. Però se mi parli sopra anche quando presento il brano, Sayuz, dicevo Dancing with Lightning. Prego, Sayuz. E allora vai col brano per Kelly Mates. L'ho detto bene? Sì, l'ho detto bene. No, però diciamo che va bene. Vai col brano. Dance. 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 Yeah, you can see that look in my eye. Ain't gonna stop anytime soon. Wrote a whole new book while I cry. Me and my team, our flowers set to bloom. Can't stop till we reach the sky. We the type to lay on the clouds, sing to the moon, meet the sun real soon. Our thunder about to boom. Dancing with lightning. For some may seem frightening. We find out to dance in the lightning. Dance. Light strikes. Darkness ignites. Karma bites. New days, new nights. Take action, seek sight. We are gonna win this fight. I'll die for the wrongs to get right. And you better believe that everybody's gonna be alright. Dancing with lightning. For some may seem frightening. We find out exciting to dance in the lightning. Fire pounds in our heart. Every target hit with our love dart. Measure this, we above chart. Treasure this, we can win smart, not average. See, we invent, unsavage. With our intent, rain falls, wash away. Owls call, better prepare in the lair for a whole new day. Dancing with lightning. For some may seem frightening. We find out exciting to dance in the lightning. Dance. Dance. And when you feel it, don't conceal it. Screaming bliss, you are it. Peace of God and goddess. Seek calm amidst fits. Realize the cosmic trick. We are bred as slaves in a prism. Open your mind to the system. We all been dead and spinning. Get out the box of the prison. Ain't nobody got time for you to just sit there wishing. Dancing with lightning, I am dancing. With lightning, you are dancing. With lightning, we are dancing, dancing, dancing. Dip, dance. Dip, dance. Dip, dance. Dip, dance. Let's repeat.
see a match. Will you answer that? Be my mom for the past. Are we creating new facts? Can you feel my pulse? My body is your mouth. Let go what's false. Next, I'll cocoon with your breath. E Dancing with Lightning, beh, diciamo che Kelly Mason lo diceva molto meglio di me durante questo brano, sentite quale sensualità, quante emozioni ho trasmesso questa canzone, veramente brava, Saiuz. So che a te questo stile non piace più di tanto, ma ti assicuro che... mi è piaciuto, le ho ascoltate. È già qualcosa, è già qualcosa se le ascoltate. No, comunque, veramente molto, molto conturbante, se vogliamo, questo pezzo. E sono veramente curioso di sentire anche gli altri brani, perché la teorità mia era più che orecchiabile, veramente notevole. Non a caso, già avendo la scelta, no? Come immagine anche di copertina, perché oltre a essere una brava artista, ecco, una bella ragazza, almeno così si vede dalle immagini. Poi bisogna vedere se è tutto Photoshop, ma scherzo a parte. Bravissima e bellissima. Oddio, posso diventare anch'io grande, eh? Bello. Tu sulla copertina un Adone, quindi non possiamo fare no, ma posso diventare, posso dimagrirmi, mi sciupo e così, esatto. siamo a posto. Allora, mentre che io mi accingo a scoprire quanti anni ha questa ragazza, perché se ricordiamolo è il quinto album, quindi se ne ha fatti 5 forse inizia a avere qualche annetto, invece è molto molto giovane, e mi piacerebbe anche soffermarmi su qualcosina in più, nel senso che quello che può apparire forse dalle immagini, che adesso purtroppo questa sera non riusciamo neanche a mandare, se non sbaglio, vero Saiz? Ci provo a mandare quell'immagine lì, però magari soprattutto dei brani, anzi dei sui video eccetera, la metterò dentro. Esattamente, dicevo, per quello che riguarda quest'artista non è tutto tranne che superficiale, nel senso che adesso nel corso della serata vi racconteremo qualcosa di lei. Prima su tutte è una forte attivista soprattutto per i diritti delle donne, che se ne è parlato tanto anche nell'ultimo tempo sui femminicidi, no? Queste parole che hanno inventato per descrivere un fenomeno che purtroppo si è un pochino troppo verificato negli ultimi anni. Ecco, lei per dire è una forte attivista delle donne, e cosa più importante è con la quale condivido, oltre a questo ovviamente, è anche una grande ambientalista. Sapete che, per chi lo sa perlomeno, io sono veramente più che ambientalista, quello che posso fare nel mio piccolo lo faccio sempre, no? Con le varie donazioni a Greenpeace, con semplicemente tutti i giorni con la differenziata piuttosto che lo smog o non so che altro, con l'inquinamento cerco sempre di tutelare il pianeta come posso. Ecco, lei sposa appieno questa causa, essendo anche lei dalla mia parte, anzi dalla parte del pianeta, che è più corretto dire. E non solo, nel senso che paradossalmente, andando a scoprire, a cercare, no, un po' qual è la sua storia, lei vedo che si avvicina anche nelle questioni che riguardano il razzismo, la povertà, quindi veramente temi sociali importanti, anche pesanti, che ripropone nei suoi brani, nei suoi pezzi. E non a caso il quinto elemento, e questo è il nome dell'album in inglese, The Fifth Element, senza la S. Esattamente, ho preso la Sayuzite. No, e non a caso il quinto elemento, qual è Sayuz, il quinto elemento? Vediamo se tu lo sai. Che ne so io? Ad aiuto, ci sono quattro elementi, no? Che sono aria, terra, acqua e fuoco. Vedete che ripeti quello che dico? E qual è il quinto elemento, Saiuz? Non mi rispondo a Saiuz Web Network. Non è Saiuz Web Network. Se poteva essere, invece no. È proprio un peccato ciò. Dipende un po' dalle varie culture. Per gli occidentali forse sta il suo web network, per gli orientali magari il quinto elemento è lo spirito, detto anche a cascio, direi, o qualcosa del genere, vado a memoria. A proposito, ho messo, scusami se ti interrompo, l'immagine di Kelly Mates sul web TV insieme a noi. Cioè, tra i tre l'aspetto più bello ce l'ha lei, eh? Sono io, giustamente. No, è lei. Questo stavi dicendo, no? Che tre, non c'è Gianluca, usiamo Kelly Mates, non fa la piega, direi proprio regolare, no?
A proposito, Gianna, che fine avrà fatto questa sera Gian? Gian, dove sei? Vieni qui con noi. Metto le mani vicino al bocco per gridare meglio. Vieni qui con noi, no, Gian. Ogni volta che canti, 10 ascoltatori muoiono. Quindi ti invito a non farlo più. No, perché, non voglio far morire 10 ascoltatori. Tenere alta la... Tra le altre, diciamo, la bandiera, il vessillo di Science Web Network, eccetera. Volevo salutare, e poi torniamo ovviamente a Kelly Maze. Anzi, ciao, magari mamma. Torniamo subito a un brano di Kelly Maze. Volevo salutare in settimana un nostro carissimo, non so se chiamarlo amico, ospite, collaboratore, non so che altro, Franco, che è soprattutto un amico, ma è stato, è il nostro collaboratore con una casa editrice che, con la quale appunto ci ha dato tanti artisti, con Mannarino, e una cosa importante ci teniamo a precisare, ci teniamo a salutarlo, scusate, però, perché ci ha scritto sulla chat in settimana, proprio perché per forza pensava che stesse andando in onda Libero Orizzonti, cosa che purtroppo non era così, perché come abbiamo detto anche nelle puntate precedenti lo stiamo ancora ridefinendo per quest'anno. Quindi Franco, se ci stai ascoltando o se ci ascolterai sul podcast che Saius nei prossimi giorni metterà su Saius Network, dicevo, Franco, se ci stai ascoltando, mi raccomando, continua a seguirci, scrivici magari anche via mail, così prendiamo anche accordi e potrai anche tu aiutarci per ridefinire al meglio con la tua esperienza un programma come Libero Orizzonti, che tante soddisfazioni ci ha dato e tante ce ne darà. Non so cosa ho detto, ma l'ho detto bene. Ma hai detto molto bene, guarda, l'hai detto molto a bene. A proposito di podcast e quant'altro, ricordiamo che ovviamente, ecco la domanda adesso, col nuovo... con il nuovo palinsesto, nulla, questo palinsesto che è provvisorio, diciamo, per la web TV, non dovrebbe metterci in difficoltà per quello che è invece la web radio, se non sbaglio. Quindi tutti i giovedì ci sarà la replica delle ore 14 di questa serata, quindi al di là del podcast sempre, che Saius appunto preparerà già a partire da domani o dopodomani, entro il giovedì avrete comunque la replica alle ore 14, in attesa ovviamente della nuova diretta della settimana prossima, anche se a dire la verità, sai, non è detto che la settimana prossima riusciremo ad andare in onda, ma lo diciamo più avanti, perché bisogna vedere un po' come se saremo provati da questo viaggio che dovremo fare a te per questo weekend un po' lungo. Certo. Tornando a noi, no, volevo aggiungere una cosa. Prego. Giovedì va la replica sulla web radio, però questa trasmissione andrà tutte le sere, sempre dalle ore 22, sulla web TV. Cioè, proprio non posso, se la possono, non possono mancarla tutte le sere, quindi può dire c'è un appuntamento, proprio... non c'è un appuntamento, nulla da fare. Te capita dal martedì alla domenica, te capita. Hai capito? Cioè, comunque vada, hai capito? Questa è lobotomia, cioè... Va bene, perfetto, ci fa piacere. Tornando ore 22. Guarda, è squillato il cellulare, perché bisogna sempre tenerlo acceso, mi raccomando. Oppure tenere abbassata la suoneria, come faccio io, vedi? Ma tu sei... questa è tutta esperienza. Dicevo, tornando invece all'artista della quale non abbiamo detto quasi nulla, almeno facciamo ascoltare qualche altro brano. Quindi con... Anyway, ancora lei, Kelly Maze. E allora vai con questo bellissimo brano e guardateci sulla web TV, non usate il web player che vi trovate sotto la chat, mandate in alto sul menu, scegliete uno dei canali della web TV che ci potete vedere. La cosa importante, perché così vedete anche chi è Kelly Maze, perché ho messo l'immagine. E vai con l'immagine. No, guarda, io che lo so non l'ho capita, però va bene così. Studiati il sito e poi dopo dici dove vederci. Adesso sì, mandiamo Anyway di Kelly Maze e vai con questo brano così solo, così bello. Wey, Kelly Maze. Kelly Maze. Vai! Partito! Be worse. I remind myself of this often. When I'm coughing, when I'm sick, when I'm hurt, I get my ass out of bed, meditate the crime out my head. There is no time to pretend this life I came to end, so I should enjoy the time I have. I employ my best in them. When I feel lost, when I feel down, I know it's all cost to pay for another round. Wanna keep myself clean, wanna be the best that I could be, 'cause the children, they keep growing, and I've been knowing that my responsibility is serious.
must open the fold. Advantage of each other and of the earth, and now as our brains begin to evolve, I wonder if we will all realize what this is worth. Will we solve the equation of birth? I say yes, it only makes sense beyond cents and dollars. Back to the beat makers and potters, back to the origins of our fathers of freedom. Not leeches but tribes, not heathens but scribes, not demons but wives of the universe. In a soothing verse, they will undo the curse, they will unveil the nurse. The owl's message is new, not of ending but a proof. That we are the attending who recoup all the loss in the group. Those pushed down by untruth, those who haven't gotten what they're due. This song right here, well, this one's for you. E questa, amici miei, era Anyway, gran bel brano, Saiuz, gran bel artista, complimenti. È ovvio che dietro si sente la cultura musicale, lo spessore musicale e forse anche di una buona etichetta che sicuramente riesce a dare manforte a quest'artista. È notevole, anche se è sotto licenza Creative Commons. E ci stavo arrivando. Vabbè, è anche vero che qui la CIA c'entra il giusto, perché comunque lei nasce e cresce dalla parte del mondo, degli Stati Uniti, quindi ci sono leggi anche diverse per quello che riguarda la tutela dell'artista. Giamendo è mondiale e quindi comunque lei si appoggia al Creative Commons. Di questo veramente ne facciamo noi tesoro, perché comunque ricordiamo che anche il Science Web Network è libera e fruibile a tutti. Noi siamo assolutamente indipendenti, potete tranquillamente utilizzarci come meglio credete, e noi cerchiamo anzi di dare spazio ad artisti di varia natura, quindi non solo musicali ma anche di penna, no? Come scrittori e quant'altro. E tra l'altro, tornando invece alla nostra artista, devo dire che quello che fa, ovvero appoggiarsi a Giamendo, quindi al Creative Commons, alla condivisione, fa proprio parte forse di quello che dicevamo prima, no? Di questa sua fame di fare bene, nel senso, vedi, l'attivismo a favore delle donne, l'ambientalismo, le questioni relative alla povertà e al razzismo, e senza dimenticarci del suo lato spirituale. Io credo che questa sia la donna che faccia per me, nel senso che ha tutti quei punti di forza che io da sempre, no, metto in primo piano e che potete trovare anche sul mio profilo qui su Sideswap Network. È veramente notevole questa artista, il tutto condito ovviamente da una grande voce, una grande musica, grandi note che abbiamo ascoltato poc'anzi, e quindi queste grandi vibrazioni che veramente ci fanno rabbrividire, no? Notevole. Le parole ovviamente queste ci sfuggono, perché il testo, per ovvi motivi, faccio fatica di prima chito a tradurlo, ovviamente lo farò in un secondo momento.
Invito tutti a farlo, perché per quello che ho letto in giro sembra veramente interessante, penetrante, ma ci arriveremo. E quindi notevole, Saius, la tua scelta una volta tanto. No, scherzo, ultimamente no, ci stai dando soddisfazione. Dico ci, non perché mi do del noi, non è il plurale maiestatis, ma perché ci, io, anche Gian quando ascolterà, gli ascoltatori, siamo contenti, secondo me, di quello che hai fatto come selezione. In questo caso ti piace vincere facile, perché difatti se Giamendola poneva come copertina di questo mese, qualcosa avrà voluto dire. Questi brani, correggimi se sbaglio, sono all'interno del quinto elemento, questo nuovo album di questa giovane artista. Perfetto, notare anche questa come si contrappongono bene, no? Questo pop con il rap, come veramente lo puoi quasi canticchiare pur non conoscendo le parole. Fantastico, ti prende subito. E pensare che in realtà per assaporare al meglio la canzone bisogna sentirla anche 4, 5, 10 volte, no? Per capire, no, le varie sfaccettature, le sfumature, lo slang, le rime e quant'altro. Invece questo qui ti prende subito. Sono curioso di ascoltare qualche brano anche successivamente, vedere cosa mi trasmetterà. Intanto, di prima acchito, devo dire che è notevole, veramente notevole. Tornando a noi, caro Saius, la settimana scorsa ero rimasto con il detto questo, adesso vado col tornando a noi. Ti piace come cambio? No? Ogni settimana c'è un cambiamento. Esattamente, una frase diversa. Vabbè. Dicevamo, questa ragazza è nata, o meglio, è nata a Reading, ma cresciuta a Pittsburgh, negli Stati Uniti. Potremmo dare qualche cenno storico di Pittsburgh, ma non ce ne frega una mazza. No, scherzi a parte. No, quindi... No, beh, ovvio che... Gianluca, pensaci tu! Non ho capito questo tuo intervento, ma va bene lo stesso. Tornando invece un pochino... Ma vengo nella webcam, nella webcam! Parliamo un po', vediamo se finisco la frase, di Sideswap Network. Come al solito potete iscriverci, potete ascoltarci non solo sulle varie piattaforme che amplificano il network, quindi la voce di Sales Web Network, ma potete venire direttamente a noi, come digitando sul vostro browser o anche sul vostro iPad o non so, tablet, www.sideswebnetwork.it. ci ascolterete in questo momento in diretta, sono le ore 22:32 circa del 10 febbraio 2014, ora esatta. E ding potete dong, anche chiamarci. Ding dong, ding dong. Dimmelo ancora. Potete anche 22:33 minuti. 22:33 minuti. Vai Luca. Vai Luca. No, non potete chiamarci allo 0422 16 26. No, non ci chiamate. 22. No. Appunto, ho detto non potete chiamarci. Ci tenevo a precisare che non possono farlo. Che non possono chiamarci allo 0422 16 26 622 per motivi a me sconosciuti, ma potete scriverci. E come potete fare a scriverci? Semplice, con la chat che trovate. Mi piace questo, ho fatto una liaison mediante la chat che Sites ci mette a disposizione, lo diciamo sempre, su siteswebnetwork.it, cliccando appunto su chat. Pregate, vi prego di non offendere, almeno questo, no, scherzi a parte, ma anzi dateci qualche spunto, noi mi siamo sento fisso di darvi spazio in qualche modo, non so quale modo, ma in qualche modo. Potete scriverci invece con le varie caselle di posta elettronica, che sono info@sites.com, che è quella del capo, la tua, gianluca@sites.com, che è la mail del direttore artistico, che questa sera è anche conduttore di questo programma, manca ma tornerà quanto prima, il grande mitico Gian, quando avrà ultimato, perlomeno riorganizzato tutti i suoi impegni artistici, non solo per quello che riguarda la recitazione, ma anche la regia, addirittura qua ogni volta fa qualcosa di nuovo, è eccezionale, pieno di risorse. Gianluca. E ovviamente l'ultima è mitico, mail, il mitichino Gianluchino. Ecco, l'ultima mail, che è anche forse la più importante, diciamo così. No, vabbè, la ma mia, buttata lì, sai, messa lì per caso quell'email.
E infatti beh, è sempre bello quando mi parli sopra. È luca@science.com. Ora, se volete organizzare anche un incontro proprio qui durante questa diretta, o semplicemente volete cercare spazio per vie web radiofoniche, ecco, vedremo come possiamo esservi d'aiuto. Ricordiamo che noi siamo, lo ripeto nel caso qualcuno se lo fosse perso, indipendente, senza alcuno scopo di lucro. Non a caso, proprio per questo motivo, non possiamo mandare brani coperti da licenza SIAE, ma solamente Jamendo o similari, ovvero Creative Commons. Tornando invece ai contatti, quindi non ci sono solo le mail ma anche le varie pagine dove potete seguire tutto quello che facciamo, e ovviamente la più importante, Facebook in Sayuz Web Network, Twitter con @Sayuz, ed infine YouTube. Abbiamo il nostro bel canale YouTube, lo trovate su Sayuz Radio. Detto questo, visto che mi mancava, adesso te l'ho riportato, bravo, rieccoci. Esatto, rieccoci. Volevo dire che su Facebook, a proposito, per rimanere su questi canali, ho visto che uno dei nostri passati ospiti, che è stato direi ospite a dicembre, inizio dicembre, che è One Man Pierre, non so se te lo ricordi. Certo, che me lo ricordo. Bravissimo artista, anzi un cantabarista, perché lui dipingeva, suonava, cantava, faceva tantissime cose. È stato ospite con noi insieme a Pizza di Radio 105 qualche settimana fa, anzi qualche mese fa ormai. E su Facebook, se volete seguirlo, è interessante perché ha organizzato una sorta di, non lotteria, però mette in palio due suoi quadri in base a chi, insomma, adesso non voglio dirvi, svelarvi tutto il regolamento. Voi datelo a cercare, leggetevi il regolamento, che è anche una cosa molto semplice e banale, in base insomma alle preferenze che la rete vi darà, in base a ciò che scriverete. Per sapere cosa scrivere dovete leggere il regolamento. One Man Pierre vi regalerà uno dei suoi quadri e ne mette in palio ben due, quindi è veramente interessante questa cosa. Io però, ma è molto simpatico. Io penso proprio che parteciperò, perché comunque al di là della simpatia, veramente della disponibilità, veramente fantastico quel ragazzo, che è anche molto giovane, ricordiamolo sempre che è molto giovane. No, ho bisogno di un quadro perché ho alcune pareti libere e quindi ne approfitterei, magari più è grande meglio è, magari glielo devo dire, glielo devo scrivere. No, perché poi sai, metto in palio due quadri, magari mi dai il quadrettino minuscolo, no, è che, ma tu vediti, scusami, io voglio un 8x8, e cioè, capito? Altro che ma aspetta un attimo, tu vai sul nostro canale YouTube, guardati l'intervista che abbiamo fatto con Gianluca a One Man Pierre e a Pizza, che siamo andati nella galleria quando hanno fatto l'esposizione, la mostra, perché anche Pizza dipinge e sposta i suoi quadri. E ti vedi esposto. Dipinge e li sposta pure, no, esposto. No, è spazio esposto. Esposto tutto attaccato. Ho capito, esposti qua. Ti vai a vedere, anzi, colgo l'occasione per invitare tutti i nostri amici per andarsi a rivedere queste vecchie trasmissioni, vecchie nel senso, insomma, che sono passato un po' di tempo. Ma lì c'è tutta la c'era andava, tutta era la una giornata piovosa, no? A D dell'anno del Signore 2013 no, si vanno a vedere, così c'è, oltre che è divertente seguire quell'intervista con Pizza e con One Man Pierre, ma anche vedere i quadri, che ha fatto anche la bella carrellata, le riprese le ha fatte il sottoscritto modestamente, insomma, con la sua maestria nell'usare la telecamera, che pesava un accidenti 300 grammi. Però insomma era pesante, mi sono dovuto portare anche il cavalletto, insomma. Però bisogna anche avere classe nel fare le riprese. Io le ho viste quelle riprese, e guarda, ti faccio i complimenti, che io la Rai ti fa un baffo, guarda, Sky e Mediaset insieme ti fanno un baffo. Però sei veramente un livello superiore. Pinzillacchere quelle cose lì, pinzillacchere. Esattamente, sono Sayuz Web Network, che è Sayuz Web Radio e anche Sayuz Web Television. Ti è piaciuto quello detto? Ma caro Sayuz, dopo aver sentito Dancing with Lightning, bellissimo sottotitolo, dammi le tue parole, dimmi cosa fai, stai presentando qualche brano nuovo, e vai che Luca è qui con noi. Vai Luca, presenta il brano. Io alzo i tacchi e me ne vado. Dicevo, dopo aver sentito Dancing with the Lightning, dopo aver sentito Anyway, che non è il brano di Frank Sinatra,
Ma questi brani di Kelly Mays, torniamo nuovamente indovina chi, a Kelly Mays, e ascoltiamo Gotta Love Me. No, fammi, fammi capire una cosa, è scritto Gotta Love Me, come si pronuncia? Ho lo slang di New York, ho questo difetto qui, e quindi Gotta. Tu hai più lo slang di Oxford, hai capito? Io ce l'ho più da io sono oxfordiano, capito? Più New Jersey. Più e New allora New andiamo con la gotta, scusatemi, andiamo col brano di Kelly Mays. La gotta, che c'è la gotta? C'è. Vabbè, vai, vai, ascoltiamo, sperando che la Kelly Mays riascolti, si riesca a riappropriare di quei ascoltatori che abbiamo perso negli ultimi 5-10 minuti anche. Prego, sai. 22:40 e vai col brano di Kelly Mays. This is for us broken girls, the puff pass token girls, the showing off the ass, the joking girls who think being funny is the only way, or strip to make the money, or those who fade away from the drugs, from the bad love, from the extra pounds, drowning in shot rounds, fighting for a man who on your face puts his hand. I understand it's hard when this world has got bars, make you plan to take charge and show you your value. Let's go through and wow you so you can heal, be an example for the babies coming through, cause they can feel your pain, they can see it in your face, notice in your embrace that we could love more fully if we love ourselves. I'm not one to talk, I got my own bully. Her name's Kelly, she's unruly, she tries to fool me. You gotta love me, it's the only way to be, cause when we love me, we can finally be free to love you. So make dreams come true, we gotta start with our deep breath of yourself, release the tears from your eyes. You gotta love me, it's the only way to be, cause when we love me, we can finally be free to love you. So make dreams come true, we gotta start with our deep breath of yourself, release the tears from your eyes. When your hips sway, when your dirty wine, no matter what your size, and you could get the help you need, leave him if he makes you bleed. Get up girl, get out your seat, show us you are all a queen, cause you are, and so am I. This is the time for the feminine resurgence, we all messed up this world, it's time for our service. Mother Earth is crying, she's right there by our side, she knows we didn't mean it, could forgive us just in time for you to shine, for us to climb. We are now in our prime, the men are ready, it seems truly, give them a chance, they know not what they bid, put the whole planet there in a crib beside your bed. Now tell me that you don't wanna be the mother that you always knew you did. You gotta love me, it's the only way to be, cause when we love me, we can finally be free to love you. So make dreams come true, we gotta start with our deep breath of yourself, release the tears from your eyes. You gotta love me, it's the only way to be, cause when we love me, we can finally be free to love you. So make dreams come true, we gotta start with our deep breath of yourself, release the tears from your eyes. Perfectly suitable for goddess status. You're the baddest. You can do anything that you want to. You're the writer of your book. You are a fighter and the earth shook when you arrived. Cause she was pumped, through you she strived to get humanity over the hump of ego, greed, and anything that isn't love. And did I mention you are perfection and you are destined? This is a lesson, you are a blessing. You are made of stars, you come from near and far. Remember who you are, you are made of stars. You gotta love me, it's the only way to be, cause when we love me, we can finally be free to love you. To make dreams come true, we gotta start with our deep breath of yourself, release the tears from your eyes. You gotta love me, it's the only way to be, cause when we love me, we can finally be free to love you. To make dreams come true, we gotta start with our deep breath of yourself, release the tears from your eyes. Stop.
Molto bene, cari amici, ed eccomi qua. Questa volta sono io che ho preso la parola per primo. Luca, non lo faccio sentire, non ve lo faccio sentire, non voglio proprio farvelo sentire a Luca. Allora, cosa ve ne sembra di questo brano? Veramente molto bravo questa a Luca. Allora lo faccio sentire. Gianluca, pensaci tu. No, dicevo, molto bello sto brano, anche questo è molto bello. Comunque Kelly Mays noi la stiamo mandando da un po' di tempo anche sulla web radio, perché ci sono i suoi vecchi brani che sono anche belli, sono brani molto ascoltabili. Oltre a ricordare brani qualcosa. No, non ho capito, insomma, c'è da ridire anche quello che sto dicendomi. Assolutamente no, prego. Io volevo dire qualche cosa che esula da Kelly Mays stasera. Esula, parola nuova per Saiuz, mettiamo agli atti. Ho preso, prego, il vocabolario. Aspetta, ti faccio vedere il mio vocabolario. Ma questo è un momento ecco di il mio vocabolario. Il mio vocabolario è questo. Quando ti arriva l'immagine, vedrai. Guarda l'immagine. Quale, allora, sulla web TV la devi vedere l'immagine, no? Noi abbiamo detto, dov'è questa web TV? Ricordiamolo. Ricordalo. Di chi ne andrà a vedere? La Saiuz Web Television questa sera la potete vedere andando su saiuzwebnetwork.it e all'altezza della barra orizzontale scorrere il menu a tendina, dove troverete due web TV, web TV 1 e web TV 2. Dove dovranno cliccare, Saiuz? Dove vogliono. Tu dici comunque vado uno e due, cioè, quindi è un bivio che porta poi sempre, cioè tutte le strade. No, prendete la web TV 1 che fate prima, perché se c'è una strada più, comunque vabbè, tutte le strade portano a Roma, ma la web TV 1 ci arriva prima, questa Roma. Perfetto. E quindi così facendo potrete vedere ai voi il nostro caro valido Saiuz, che ovviamente io non posso vedere per ovvi motivi di problemi tecnici. Forse ho ripristinato i miei problemi al PC, e queste sono ottime notizie. Bravo. Vedi che sei bavero molto bravo. Ma tra l'altro, andando sulla web TV, guarda un po' cosa vedo il mio bel facciotto alla sinistra, sempre con la solita immagine statica, non stitica, statica, ma molto molto affascinante, con la sciarpina, poi non so nemmeno che fine abbia fatto. Posso vedere questa balda giovincella in fondo allo schermo, che si occupa tra l'altro a metà schermata, quindi non solo occupa la copertina di Giamendo.com, ma anche la copertina della web television di Saiuz Web Network. Almeno della trasmissione di questa sera, almeno quella. Esatto. E cosa trovate l'errore? Ecco, l'errore lo potete trovare in quel riquadro un po' deforme sulla destra, non lui, ma il riquadro, ricordiamolo. In quanto vedete questo ottimo maglioncino beige, color panna, oserei dire, questa sfumatura. Meno male che non è detto di Ar. Capello argentato, cangiante anche se vogliamo. Ecco, potete vedere tutto questo solamente però vedendolo, quindi non solo ascoltandolo, ovviamente su saiuzwebnetwork.it, ma sulla televisione che Saiuz mette a Television set. Tra l'altro, leggere live mi mette sempre gioia. Tornando a noi, quindi abbiamo ascoltato Gotta Love Me, ovviamente un brano d'amore, ovviamente non ci voleva anche questo. Con Love dentro, per forza. Esatto. Io vi dirò qualcosa, vorrei chiedere agli ascoltatori se riescono a scoprire quando è nata questa balda giovane, in quanto sul Wikipedia inglese, perché ovviamente su quello italiano lei non c'è, sull'Wikipedia inglese non si trova nulla relativamente all'età, sarà che è femminuccia, non lo so. Lo scoprirò magari solamente andando a cercare su kellymays.com, kellymays tutto attaccato ovviamente.com, che è il suo sito ufficiale. E tra l'altro, sai, non so se hai avuto modo di vedere, sul suo sito ufficiale potete trovare tutte le piattaforme dove reperire la sua musica, quindi non c'è solo Giamendo, ma c'è il Play Store, c'è l'Apple Store, c'è il Pandora, che da un po' che non lo sentivo, YouTube, Amazon tra l'altro leggevo su internet che la sua canale di vendita preferito, diciamo così, è più utilizzato e vende veramente tantissimo con Amazon. No, tornando a noi, c'è di tutto di più, non trovo però la sua età.
tantissime sue foto e ci fa che sembra un bel vedere, ci fa sempre piacere, per l'amor del cielo. Però insomma, capire almeno. No, io sono curioso, sono curioso di andarmi a cercare, che non ho avuto tempo oggi, andarmi a cercare i video di Kelly Mace su YouTube. Sicuramente ce ne saranno di spettacoli. Sì, sì, no, ce ne sono, ne ho anche trovate qualcuna. Perfetto, ricerca, quindi... no, perché voglio organizzare nello spazio musicale sulla web TV col palinsesto. Voglio organizzare, diciamo, una carrellata di video di Kelly Mace. Faccio ma diciamolo, bene? Ma sì, diciamolo. E quindi veramente notevole. Tornando invece a noi altri, torniamo un attimino. Miseri nostra... mortali, che non siamo nei biondi. Mortali. Non siamo nei biondi, non abbiamo neanche cinque minuti. Neanche la minigonna portiamo. Esatto, visto che te l'avevo promesso, ti concedo 5 minuti di orologio in cui perderemo quei 4 ascoltatori che abbiamo questa sera. Per fare cosa? Per dirci, magari con tutta la diplomazia del caso, cosa è accaduto in questi ultimi giorni dal punto di vista, vorrei dire politico, ma sento che mi pentirò amaramente di questa cosa, dal punto di vista politico. Prego, Staiuz. Bene, premetto che diciamo il mio circuito di informazione è il fattoquotidiano.it, dove faccio anche una piccola rassegna stampa che può essere interessante, che manda sulla web radio, ma sto preparando anche per la web TV. Io oggi leggevo un articolo riguardo quando portarono Monti, diciamo, fece il governo Monti, no? E si dice, si pensa che fosse un complotto di Napolitano. Belle queste due pause che fai. Mi veramente... cioè, siamo da io che sembro una macchinetta questa sera a te. Ma che questo l'ha raccontato Friedman. Friedman l'ha raccontato, che ha raccontato appunto le manovre fatte per portare il professore a Palazzo Chigi. Addirittura già nel 2011 si parlava. Poi ovviamente ci sono state, diciamo, i risentimenti da parte dei politici, soprattutto di Letta, che dice che è una vergognosa mistificazione. Però mi è piaciuta più la battuta di Grillo, che ha detto che un Savoia avrebbe più ritegno. Questo, diciamo che ovviamente sempre, insomma, è questo Alan Friedman. Alan Friedman è un ottimo commentatore, che mi risulti, no? sulle televisioni. Sì, notevole, hai detto giusto un nome a caso. Sì, sì, esatto. E ha ricostruito tutti quei mesi frenetici in cui, insomma, il capo dello Stato nominò Mario Monti a senatore a vita e poi gli offrì il compito di fornire di formare l'esecutivo, se ben ti ricordi, no? Perché sai, prima lo fece lo senatore a vita, insomma, non poteva farla. Una volta era presente il Senato, insomma, fece tutta sta manovra, sta manfrina. Ovviamente tutte queste cose qui, chissà, le bruceranno? Bruceranno i nastri, bruceranno le chiacchierate fra Monti, Napolitano e company? Non si sa. Lo scopriremo vivendo, si dice, ma non lo scopriremo mai. Comunque, questa è la notizia che più mi ha fatto rivoltare lo stomaco, e addirittura stavo per vomitare prima di andare a mangiare. Ecco, io ti invito, quando, visto che tu hai la possibilità, essendo il tecnico di questo network, anche il capo, quando avrai la possibilità di ripresentare questa diretta mediante la replica che è in onda questo giovedì, e anche dopo, durante tutte le serate che tu ci hai promesso, dove appunto ce la farai ascoltare, e anche per il podcast, io ti invito di, ecco, questi 5 minuti, non di più, 5 minuti di come dire, di censurarli, e in particolar modo l'ultimo minuto. Ma io come cittadino, no, io mi sono espresso come cittadino leggendo i giornali, informandomi, leggendo, vedendo queste notizie. Sinceramente io non so se c'è una verità di fondo, se è vero tutto questo, per semplice motivo perché è stato detto da Alan Friedman, questo l'ha ricostruito Alan Friedman. Però insomma,
che come si dice, quanto è scritto e quanto è detto è in mezza verità. Aspetta, ricordiamo solo chi è la fonte. Alan Friedman, che è anche un giornalista, conduttore televisivo e anche scrittore, lui è statunitense. Sì, mi sembra che Ammazziamo il Gatto Pardo rifà. Non ho capito, scusami. Ammazziamo il Gatto Pardo, mi sembra, ricostruito, non mi ricordo. Ma ammazziamolo, ma dicevo, lui è un esperto anche di economia, quindi sì. non parla mai a caso. È stato inviato per l'Herald Tribune, quindi insomma non è uno stupido, campo, qualcosa sa. E tra l'altro tra i suoi scoop più celebri, giusto per capire lui come poi è salito alla cronaca, gli albori della cronaca, assurdo alle cronache, scusami ti sento male, è stato quando denunciò anni addietro la vendita di armi a Saddam Hussein grazie poi ai finanziamenti illeciti effettuati anche tramite tra l'altro la BNL, ma quest'altra storia, che coinvolse la CIA, mi ricordo, anni fa, quindi insomma non è, diciamo, l'ultimo arrivato, ecco, dell'ambiente. Stavo dicendo in napoletano, lo stavo dicendo, lo stavo dicendo in napoletano. Non ho capito. Lo stavo dicendo in napoletano, non è l'ultimo. Esatto, ma dicevo, grazie Saiz per il tuo intervento. Noi ti dedichiamo 5 minuti perché sennò dopo inizi a schiumare e a ribaltare la scrivania pensando a tutto quello che c'è. Ma tu pensi invece che ci sono persone come Kelly Mays? Tu direi, che c'è tra questa? Tu direi, è solo una ragazza belloccia? Invece no, abbiamo scoperto qualcosina in più, non tanto, qualcosina, quel tanto che basta per incuriosire i nostri ascoltatori e magari farsi una cultura, andarla proprio a cercare, no? Capire chi è, perché comunque già i suoi punti di forza, al di là della musica, sono tutto quello che fa, e di cose ne fa veramente tante, e quasi sempre per il prossimo, meno per se stessa. Questo ci piace, perché se tutti dessero un po' di più agli altri e leggermente meno a noi stessi, magari questo, chi lo sa, sarebbe un mondo migliore. Detto questo, ci mancava questa frase, tornando a noi, torniamo è ritornati in auge stasera Indo. Ecco là, Indo Amnesia, al quarto estratto di questa sera di Kelly Mays. Dopodiché ascolteremo, è un estratto su tutte le ruote? Bellissima battuta, guarda, sono caduto dalla sedia da ridere, mi sono anche fratturato il bacino. Gianluca, pensaci tu. Io credo che rassegnerò le dimissioni al termine del brano, perciò godetevelo. Indo Amnesia di Kelly Mays, prego Saiuz. E allora, e vai col brano che è sempre qui per tutti voi. Gesù, Gesù. Your truth. I came out from underneath and I untied my own noose. I will unloose this verse. I will welcome my ego's death. I will cast my own curse. I'll meditate on my breath. I am climbing up a mountain. I don't know where this will is. I keep falling as steps are counting and my knees begin to bleed. Here we are again. We were here. I don't seem to remember when. Back to this planet. Descend. It seems we planned it, my friend. Here we are again. We were here, I don't seem to remember when. Back to this planet. Descend. It seems we planned it, my friend. I'd like to restart the race and the betting. Would you put all your money on me forgetting? If there wasn't a game or a winner, would you still want to know what I see? The memory never seems to want to let us be. And suddenly the memory is just what sets us free. Sick of the blood we've been soaking in, I wait for a brand new day. I'll not be a cultural appropriant. I dismantle the games that we play. Dismantle the games that we play. Here we are again.
I don't seem to remember when. Back to this planet to send. It seems we planned it, my friend. Here we are again. We were here, I don't seem to remember when. Back to this planet to send. It seems we planned it, my friend. E questo brano ancora ci, ma non avevo dubbi, ci lascia sempre un po' di serenità, no? Anche se questo qua era un po' diverso dagli altri che abbiamo sentito, sempre quella parte rap, quella parte pop, che si giocano bene i minuti, il tempo, no? Si avvicinano molto molto bene. Tu cosa ne pensi, Sayus, di questo brano? Sinceramente un po' meno degli altri mi è piaciuto, però mi sembrava molto sensuale. Sì, a me ha trasmesso altre emozioni, forse più il primo era un po' più conturbante, questo era anche effimero se vogliamo, perché effettivamente è finito, durato credo meno di 3 minuti, quindi un brano abbastanza corto rispetto agli altri. Sì, 3 minuti esattamente, però diciamo che ci ha dato sempre continua a mantenere alta la media, diciamo così. E sono le ore 23.01, ormai ci avviciniamo verso la parte finale tra la puntata. Lo dicevamo all'inizio, in queste serate in cui non abbiamo un po' per scelta, un po' per organizzazione, ospiti, preferiamo cercare di portare tanta tanta più musica del solito, dove magari ascoltavamo 1-2 brani a serata. E soprattutto soffermarci di più su quelli che sono gli artisti, quindi la loro arte, la loro musica. E quindi per ovvi motivi cerchiamo di interferire il meno possibile. Poi se per quelle poche volte in cui interferisce Sayus, il gioco è fatto, è finita, poveri noi. Tornando alla banda giovane, siamo veramente su dei livelli di mi piace su Facebook elevatissimi, ha superato i 50.000 lei solo come persona, come artista, e ovviamente l'ultimo brano è arrivato già a quasi 6.000 dopo neanche una settimana di pubblicazione, quindi veramente dei livelli enormi, considerando che, diciamocelo, voi ascoltatori, lo dico anche con un po' di arroganza, voi ascoltatori prima di oggi non sapevate nemmeno chi fosse, salvo qualche rara eccezione, questo artista, proprio perché opera su canali che in Italia teniamo ancora, per questioni che è ancora assente a capire, non riescono ancora a entrare all'interno della nostra sfera quotidiana. Io sono convinto però che con l'avvento di internet sulle reti, sulla radio, quindi quando la web radio stanno ascoltabili anche in macchina, per esempio, cosa che già accade sui cellulari, quindi non è così lontano dalla realtà, sono sicuro che anche altri canali si apriranno, come anche Jamendo o quant'altro. E che io so che magari anche se il suo web network non possa essere ascoltata, no, sai, sui vari stazioni FM e quant'altro, che non saranno stazioni FM ma saranno stazioni web radio. Interessante un bel po'. Tornando invece alla nostra, quella che non è ospite ma che potrebbe essere un ospite nelle settimane e mesi a venire, perché ricordiamo che c'era sempre questa idea di questo progetto di un programma in lingua, no? Sì. Era partito bene, molto bene, ovviamente poi Gian fa tantissime cose, forse fa anche troppe, e allora il programma di lunedì, il programma di The Rock Band History, che comunque ha un bel podcast creato, ha tante ore e ore di trasmissione da ascoltare, far ascoltare, poi metterci in mezzo anche questo diventava veramente complicato, però chi lo sa che magari non riusciremo anche a portare in auge anche questo programma. Al momento siamo un po' fermi in generale, ma sono sicuro che quanto prima riusciremo, no, Sayus, ad apportare qualche nuovo prodotto, qualche nuovo
programma, questo network. Al momento viviamo, a parte lunedì, di collaborazioni esterne e di lavori fatti in passato, ma soprattutto collaborazioni esterne, che ci fa sempre piacere avere, perché è un ottimo scambio. Anzi, salutiamo tutti quelli che ci accolgono sulle loro network e a loro volta che noi accogliamo sulle nostre reti. E ricordiamo che a breve comunque cercheremo di portare qualcosa di nostro, e quando dico nostro in realtà mi riferisco sempre a idee non per forza mie, di Saius o di Gian, ma di qualcuno che magari ci ha ascoltato come voi stasera e vuole mettersi in gioco. Chi lo sa, noi siamo qui, fatevi avanti, tanto di professionisti ce ne siamo in pochi, professionisti qui in mezzo, no, quindi, Gianluca veramente... basta. Esattamente. E beh, poi non è esatto, perché abbiamo qualche altro dietro le quinte, abbiamo anche altre persone che possono vantare esperienze di un certo tipo. E prima dicevo di Kelly Mesi, mi sentivo molto, come dire, in linea per quello che ho letto, perlomeno per quello che ciò che fa, non solo dal punto di vista musicale, ma anche di dei valori che riesce a mettere a favore del prossimo. Adesso la frase non è uscita benissimo, ma il senso era di ciò che fa per gli altri, ecco, questo è il senso. Ricordiamo che mi sento veramente in linea, perché come dico sempre, cercate voi tutti ascoltatori, se potete, se volete, come vi pare, di tutelare quello che è il vostro ambiente, ovvero il pianeta. È una banalità, lo dicono tutti, però non lo fanno in tanti. Dobbiamo farlo, perché ogni periodicamente i catastrofisti dicono che il mondo sta per finire. Ecco, non è più così tanto catastrofica la cosa, è molto più reale, purtroppo. Quindi veramente bisogna fare qualcosa, se teniamo a noi stessi. E poi ovviamente cercando di fare invece del bene al prossimo, quindi non guardare solo il pianeta, guardare anche le persone. Essere donatore di sangue non è così sbagliato, al di là dei controlli che vi fanno, ma comunque sapete che potete fare del bene. Io devi sapere, sai, che ho già donato da quando sono donatore una decina di volte, e non dono tanto, dono circa un paio di volte l'anno, quindi non è tutto questa capito, questo aggravio onere, anzi ci mancherebbe. E cosa importante, mi sentivo sempre in linea con quello che diceva Kelly Mesi, proprio per l'aspetto spirituale, che comunque ritengo essere fondamentale per questa continua ricerca della serenità. Quindi notevole, mi ha positivamente e favorevolmente stupito l'artista questa sera che ci hai portato, e mi fa anche molto piacere che Gia Mendola l'abbia messa come copertina questo mese, perché veramente se lo merita. Poi magari con un po' di tempo vedremo anche di ascoltarci, no, sai, su qualche vecchio brano, qualche vecchio album, per capire anche di vedere come è migliorata, se è migliorata dal punto di vista musicale. E tu sai cosa volevi dire a riguardo? Perché poi effettivamente ho preso la parola e tu non mi hai interrotto. Vedi, no, non ti ho interrotto questa volta, e tu sei rimasto un attimo, diciamo, come si dice? Ti ho un attimo. Non si dice. No, non mi viene la parolina, comunque. No, io mi volevo riallacciare al discorso di prima, alla musica sotto licenza Creative Commons. Perché in Italia è vero, non è molto, diciamo, sentito questo tipo di musica. Cioè, nel senso, non c'è questa gran voglia di andare ad ascoltare. Noi in Italia abbiamo voglia soltanto di andare a piratare brani della SIAE, che io sono contrario alla pirateria dei brani. Siamo, lo dico, anche se sono contrario alla SIAE, ma sono contrario alla pirateria, perché, esatto. Perché se esiste una legge, esiste qualche cosa che tutela diciamo alcuni artisti che scelgono quel tipo, diciamo, di strada, no? Per poter mettere in piazza i propri brani. Però in contropartita ricordatevi che ci sono siti come jamendo.com dove ci sono inserite più migliaia e migliaia di brani, migliaia di artisti, e che mettono a disposizione i loro brani sotto questo tipo di licenza, che per me è una delle più belle licenze che possono esistere. E quindi scaricarveli tranquillamente, senza incorrere in nessuna legge, senza far nulla di male, ve li scaricate. Se vi piacciono talmente tante, potete addirittura mandare un obolo all'artista. Sapevo avresti detto obolo, me lo sentivo. E beh, c'è
perché l'artista, ovviamente questi brani qua sul giacimento sono anche vendibili, cioè nel senso c'è anche la parte commerciale, cioè nel senso chi vuole comprarsi i brani, invece di, se li ha scaricati qualcuno, gli piace, vuole scaricare, se vuole dare dei soldi lo può fare tranquillamente. Poi ovviamente, come dicevi tu prima, soprattutto Kelly Mates è presente anche in altre piattaforme a pagamento, no? Ah, quindi... Kelly Mates, sì, esatto, Kelly Mates, ovviamente il suo canale, la sua etichetta, giustamente deve cercare di appoggiarsi su quante più piattaforme possibili, hanno anche la forza probabilmente per gestirle tutte, che non sono pochi, io ne ho contate circa una dozzina, quindi insomma una dozzina di canali non sono pochi, alcuni che io conoscevo, vedi l'Apple Store, vedi il Play Store, l'Apple Store sarebbe lo store dell'Apple, Play Store quello di Android eccetera, vedi YouTube, Amazon, ma poi ne ho visti anche alcuni che non sapevo nemmeno l'esistenza, lo citavo prima, Pandora, vabbè, poi ci sono anche alcuni che magari sono saliti alla ribalta solamente nell'ultimo periodo, adesso scusate, sto scorrendo i loghi perché purtroppo alcuni non hanno il nome, non solo il logo, quindi di conseguenza devo andare su quella che è l'idea che ho di questa società. Sto fammi andare a guardare, ecco, dicevo, c'è addirittura, ecco, Spotify, che già negli ultimi anni ha preso piede, ecco, loro sono presenti, che l'Imezia è presente anche su questo, quindi sì, hanno alle spalle comunque una notevole forza, ricordiamo, sul quinto album, non è il primo, sono ovviamente anche su iTunes, non l'abbiamo citato prima, ovviamente sono Amazon, come dicevi prima, insomma Amazon, insomma, no, beh, è ovvio che i canali più principali ci sono, quindi non potete non ascoltare e non anche acquistarla, se comunque, volete. Se ovviamente, no, dico, Giamendo. Appunto. Esatto, ovviamente Giamendo. Su Giamendo, quindi... se lo possono scaricare senza nessun problema, gratuitamente, si vanno, così si leggono anche, perché in inglese, tutto in inglese, si vanno a leggere anche un po' la storia di Kelly Mace, no? Che è presente. Sì, dato su Giamendo c'è anche un accenno in italiano, quindi è anche piacevole. Sì, che appunto parla ovviamente del quinto album e quant'altro, giusto un accenno, esatto. Notevole questa sera ci ha portato, cioè ci hai portato, sai, cioè non solo un'artista brava, bella, ricordiamolo, che comunque non sempre piacevole da dire, soprattutto per lei, non che ci interessi più di tanto, diciamo, brava e bella, ma soprattutto che ha porta dei messaggi importanti, dei messaggi di solidarietà, di altruismo, sempre a tutela, appunto, del, passami la parola brutta, del più debole, anche se detto così suona male, e senza dimenticare che oggi come oggi dobbiamo veramente guardare bene a fondo ciò che è il problema maggiore in assoluto, prima di qualsiasi cosa, prima della mamma e del papà c'è, cioè il pianeta, perché senza il pianeta non c'è nulla, e quindi mi raccomando, e lei lo dice infatti anche in alcuni testi delle canzoni, poi magari me li tradurrò con calma, è veramente notevole quel messaggio che ci comunica. Se poi voi riuscite anche a scoprire quanti anni ha questa ragazza, mi fate un piacere, perché anzi scrivetecelo perché ne abbiamo avuto il tempo di scoprirlo. Generalmente è la prima cosa che scrivono, no? Nata a Hill, questa è la prima cosa che scrivono, invece scritto, nata a Reading, vicino appunto in Pennsylvania, ma non dice quando, allora devo fare solo i conti per quanti anni possa avere, no, scherzi a parte, no, veramente notevole questa cosa. Grazie ancora Saiz per quello che ci hai dato questa sera. Ma grazie ovviamente a Kelly Mace, anche se preche. Magari le scriveremo un grazie in modo un pochino più carino nelle prossime settimane, magari le manderemo questo, ecco, potremmo anche mandare questo il filmato di YouTube, o comunque il file audio, il link del podcast alla loro casa discografica, sarebbe anche una cosa carina, che poi chi lo sa che non vengono a trovarci, e un non grazie per benarci, a tutti gli ascoltatori però. Che sono stati presenti con noi, che comunque oppure ci ascolteranno successivamente, e se non ci avete scritto in chat, pazienza, lo farete la prossima volta, e io vi auguro una buona notte da parte di Luca, salutiamo ovviamente Starius che ci permette come sempre di fare tutto questo, gli ascoltatori, voi che spero che ci ascolterete anche solo col podcast, e ovviamente un grandissimo abbraccio a Gian, che appunto questa sera non è potuto essere qui con noi, ma sicuramente quanto prima tornerà. Un abbraccio anche a Marco, che scusa Marco ma non ho collegato in chat perché
e avevo avuto un problema al PC, ti ricollegato e ci salutavi. Ciao Marco, è stato un saluto un po' per il rotto della cuffia, scusaci. Ti invito, se non l'hai fatto, di andarti ad ascoltare con calma l'artista di questa sera, la giovanissima, speriamo, credo che sia giovanissima, Kelly Maze, questa artista che veramente ci ha deliziato in questa serata. Grazie a tutti, ciao anche a te Marco, come scritto in chat, grande, ti auguro una buona notte e mi raccomando Marco, ci sentiamo, se salvi imprevisti, la settimana prossima, segui l'evento su Facebook. Buonanotte a tutti e ciao, alleluia. Fantastico Marco. Marco, stasera non ero presente in chat perché ho avuto dei problemi con la chat, quindi io con le chat non vado molto d'accordo, a quanto sembra. Ho le chat che non mi vogliono più vedere. Un caro saluto Marco a te, veramente. E non hai detto il brano, te lo lascio dire dopo Luca. Vabbè, lo posso dire anch'io. No, meglio che lo dica, ma questo era anche facile, ma tu potresti sbagliarlo comunque. Io voglio dire Prego, stai. Vai Luca, vai Luca, Luchino, vai. Sempre di Kelly Maze, il brano è Vision, appartenente sempre al quinto album dell'artista, Il Quinto Elemento. Benissimo. Prego. Grazie, allora finisca. Grande Marco e buonanotte a tutti. Ciao. Marco, allora riascoltati questa qui. A Marco, vai sul sito, come lo dico a te, lo dico a tutti i nostri web radio, web tv ascoltatori, sul sito saiuzwebnetwork.it c'è il player di una web tv con palinsesto orario. Avrei piacere di avere un feedback da tutti quanti per vedere, per sapere cosa ne pensate, perché è un grande sforzo che Saiuz sta facendo per fare questa web tv con palinsesto. E vi ricordo questa che è fondamentale, seguiteci sempre su Facebook, Twitter, Google, dove mi ricordo più, sul nostro blog, sul nostro sito. Fantastico. Chi più ne ha più ne metta, scriveteci, tutti gli amici che hanno voglia di lasciarci un messaggio in segreteria telefonica lo possono fare, 0422 16 non mi ricordo più 16 26 622. Sei fantastico, sai, stasera tu i numeri, un secondo hai sbagliato qualsiasi cosa e te pareva. E poi il mio caro saluto al grande, al mitico Gianluchino Mancusino, dove sei Gianluchino? Pensaci tu. Io aspetto il brano. E con questo mandiamo l'ultimo brano della serata, che è Vision. Guarda come te l'ho detto, Vision. E vai col brano di Kelly Maze. Non trovo più il mouse. Dove sta il mouse? Eccolo qua. E vai. Poveri noi. Open up the third eye vision. More shamans on a holy mission. I can hear the native wisdom releasing from our reptile prison. Open up the third eye vision. More shamans on a holy mission. Oh, we've been fasting for one day, and we can hear the ancestors already when we pray. Some have white skin, but still trying to follow red robe. About to take this straight to an end zone. I am sick of all this materialistic, sadistic, dead drones. Wanna believe in a past life. I was a warrior for justice, and trust this, but I must have missed my mark. I heard the war's about to end before I start, and now my mission might be to let it be. Cause I just got a glimpse of the memories, and we've been fighting for centuries. Chances are I learned both sides. One life a peasant, next life a king. King's bride brought a sacred message, told an evil lie while we looked him right dead in the eye. I can hear the native wisdom releasing from our reptile prison. Open up the third eye vision. More shamans on a holy mission. I can hear the native wisdom releasing from our reptile prison. Open up the third eye vision. More shamans on a holy mission. Cause we've all done wrong and we've all been the one. Separation and illusion brought me to the conclusion that we will stop losing if we start choosing love. We've all known about the shed blood and that we're all one. I too have seen the promised land in meditations, and when I hold this crystal in my hand, part of the plan for the king and queen of darkness and light.
yin yang this bitch till late in the night. And we gon' be aight, está todo bien. You wonder for a friend, and underneath, and on the low. Love already stopped the war, we just ain't got the memo. Yeah, bro, drop the gun and the ammo. I am you, you are me, what else you wanna know? I can hear the native wisdom, I can hear it. Releasing from our reptile prison. Release. Open up the third eye vision. More shamans on a holy mission. I can hear the native wisdom, I can releasing from our reptile prison. Open up the third eye vision. We're shamans on a holy mission. I can hear the native wisdom. I can hear it. Releasing from our reptile prison. Yeah. Open up the third eye vision. We're shamans on a holy mission. I can hear the native wisdom. Releasing from our reptile prisons. Open up the third eye vision. We're shamans on a holy mission.